torna del grosso che tuttavia ripartirà dalla panchina per contropesanti le assenze di Brugman e Balzano. Stiramento per entrambi, all'adduttore per il capitano, al flessore della coscia per il terzino. Fuori causa contro Spezia, Cittadella e Cosenza. Rientro dunque previsto dopo la sosta a Lecce il prossimo 31 marzo. Stessa cosa dicasi per Canutè. Contro i Liguri dell'ex Pasquale Marino saranno tre le novità, di cui una sostanziale. Alessandro Bruno, vertice basso del triangolo di metà campo, completato da Memusciai e da Crecco, favorito su Melegoni. In difesa rientra Campagnaro dal primo minuto. Grabion presidierà invece la fascia mancina, come già accaduto nel corso della sfida col Padova. Naturalmente Ciofani confermato sulla corsia opposta. Davanti nessuna variante, il tandem Monachello-Mancuso, alle cui spalle agirà Marras, sul quale Pillon si esprime così. Molto soddisfatto, nel senso, a parte l'ultima partita, che ci può stare, perché non sempre si può giocare al 101%, però quello che ha fatto in casa mi sembra che sia stata una buonissima partita col Padova, e anche tutte le altre le ha fatte sempre ad ottimo livello, perciò è un giocatore molto d'utile. Magari a tanti può piacere o non piacere, però agli allenatori piace, perché dà tutto in campo, non molla niente, fa le due fasi, non si risparmia. È utilissimo e prezioso, soprattutto secondo me nella fase di non possesso. Un trequartista che non fa gol, voglio dire, anche ecco, quello. Forse no, se vuoi trovarmi una lacuna, cioè, può essere quello. In questo senso non allora, è un trequartista tu. Se tu mi dici diciamo che dei non, gol, posso darti anche ragione. Beh, che però non sono un elemento marginale per un trequartista, no? O per un esterno d'attacco. Sì, no, ma non sempre si può giocare al 100%, te l'ho detto. Ci sono, cioè, sarebbe neanche no, umano no. Questo, però è un giocatore come tutti gli altri che ho a disposizione, che ci conto. Spezia settimo in classifica, piena zona playoff, 47 punti, 39 gol, terzo migliore attacco, squadra propositiva ma nelle prestazioni molto altalenante. Fuori per infortunio Bidaoui, Capradossi e Giasi, torna a disposizione il centrale di difesa Alessandro Ligi. 4-3-3, il probabile 11, Lamanna tre pali, De Col o Vignali, terzi Crivello e Augello in difesa, Bartolomei, Ricci e Mora, centrocampo davanti assai verosimile, il rientro di Galabinov con Okereke e Da Cruz, a supporto l'ex Pasquale Marino. Ma lo dice la classifica, che sono in lotta diretta per la A, per cui bisogna prendere tutte le cose, tutti i dettagli al massimo della concentrazione, perché sono giocatori, hanno un organico importante, hanno qualità, per cui bisogna fare una partita veramente di grande spessore tecnico, di grande spessore agonistico, per cui dobbiamo farci trovare pronti. La chiave è sempre lì, l'approccio, l'attenzione, mettiamo su ogni cosa e giocare su ritmi alti. Voglio dire, le scelte secondo me sono legate anche alle caratteristiche degli avversari. Lo Spezia è una squadra del resto che sa fare la partita, ma soprattutto sa ribaltare il fronte quando il pallino ce l'hanno gli avversari. Hai detto bene, è una squadra molto veloce, che gioca benissimo a calcio, che attacca gli spazi, ha dei giocatori, specialmente i due attaccanti esterni, molto veloci, perciò ci sono delle considerazioni da farsi. Ma è una grande stima dell'uomo, della persona, ma soprattutto dell'allenatore, perché si vede la mano dell'allenatore quando una squadra gioca. Perciò tu vedi giocare lo Spezia, vedi la mano dell'allenatore. E questo, insomma, dall'esperienza che ha, da quello che ha fatto in passato, ma è un allenatore che stimo molto. Settimana movimentata in casa biancazzurra, le esternazioni post Benevento Pescara del presidente Daniele Sebastiani. Dopo l'1-1 abbiamo badato solo a difenderci, serve un cambio di mentalità. Pillon ha risposto senza polemica, anzi con la consueta correttezza nella forma e nei contenuti. Io devo accettare le critiche, perché fa parte del mio lavoro, fa parte delle cose. Poi è chiaro che io le mie considerazioni, mie personali, le faccio, ma io sono un allenatore che faccio l'allenatore, certo. Vado avanti per la mia strada, faccio quello che devo fare. Io credo che il silenzio sia la miglior cosa e io voglio proseguire su questa strada, voglio parlare con i fatti, cercare di dare tutto me stesso per il Pescara, perché questo voglio farlo e lo farò sempre, perché sono una persona che quando fa un lavoro cerca di portarlo nel miglior modo possibile a termine. Secondo lei si può trovare una sintesi tra quello che ha detto il presidente a fine partita e il suo modo di vedere il calcio? In questo momento dico.
una sintesi. Adesso noi abbiamo l'obiettivo di arrivare ai playoff. Perciò capisco che il divertimento, ma io devo pensare a questo. Io devo pensare a arrivare lì. Perché se io ho un obiettivo, io lo voglio raggiungere l'obiettivo. E l'obiettivo lo devo raggiungere in un modo più equilibrato possibile. Alle volte anche magari non giocando bene, ma raggiungere il risultato. Perché se tu pensi, non giocando bene, magari tu fai pareggio a Benevento, sei secondo in classifica e lasci sotto Benevento. Perciò sono considerazioni che bisogna anche fare. Un allenatore le deve fare, soprattutto quando sei lì sul campo, che sei, vedi la partita, vedi come stanno andando le cose e fai le tue scelte. Poi le volte risultano giuste, le volte risultano sbagliate. Non sono un mago, sono una persona normale che cerca di fare meno cazzate possibile e fare il lavoro nel miglior modo possibile per raggiungere degli obiettivi, perché io mi creo degli obiettivi. Ma intanto pensiamo a questo obiettivo qui. Per raggiungere questo obiettivo qui, è chiaro, sì, divertimento sì, ma ci vuole anche un certo essere pragmatici. Sarebbe un grandissimo obiettivo arrivare ai playoff, e credo che se noi andiamo ai playoff siamo una mina vagante. Questo ve lo metto per iscritto. Se noi ci atteniamo ai playoff saremo una squadra veramente che non so. Io dico solo questo.